Buongiorno a tutti e benvenuti alla fine di questa settimana, cioè il regionale PG del weekend di oggi, di venerdì 1 febbraio. Ormai è passato già un mese dall'inizio dell'anno. Siamo arrivati ormai al primo del secondo mese e soprattutto andiamo anche a vedere dopo le previsioni del tempo, le previsioni che si vedranno un po' peggiorate già da oggi con brutto tempo, piogge intense, nevicate intense anche. E anche aria forte di sciroccosa nella parte della costa delle Alpi, ma anche per domani piogge uguale, previsioni, e invece nel weekend vedremo come domenica sarà un miglioramento e vedremo anche le previsioni per i prossimi giorni. Andiamo a vedere gli audio. Intanto ringrazio tutti gli web ascoltatori di AWGRDest, R1 e Stabradio. Andiamo a vedere subito le prime notizie della nostra regionale di reddito di cittadinanza, centri dell'impiego senza navigator. Ci dovranno mesi. Dall'Italia agli USA. Il viaggio del mondo dell'NBA per consegnare un messaggio speciale a Mike D'Antoni. Andiamo a vedere invece 2 anni senza Michele, ragazzo ucciso dalla precarietà. La precarietà, sì. La famiglia era disperata. A Udine è successa una cosa un po' strana. Ubriaco si piazza in mezzo alla strada e minaccia i carabinieri. Terza corsia. Sarà una chiusura notturna nella A4 fra la Tisana e il bivio di A23. Saranno lavori. Talent Show, il Masterchef, la Gloria Glama non molla la cuoca. Che diciamo è meccanica, ecco, ma vuole diventare proprio una che sa di cucina. E ha superato le prove ed è ancora in gara la Paolara di Paolaro. Pordenone, spese spazze al consorzio di bonifica. Infritti più di 10 anni, beni confiscati. Il famoso reality di L'Isola dei Famosi, l'Eterno Mega, lascia L'Isola dei Famosi. Chi è influente? Chi è l'influencer udinese? Potete andare a cercare. Coppia rapita, auto prese di mira dai ladri, rubati denaro, computer e attrezzi di lavoro. A Codroipo c'è stato un brutto incidente, scontro sulla provinciale, auto si rovescia, feriti madre e figlia. Il caso, dagli spalti con i nazisti durante la partita di calcio, società multata. Udine, il sindaco dice, Montanini, sulla tragedia del Foibe c'è ancora un simdolo megazionismo. Notizia che dicevamo prima del meteo che vedremo dopo, pioggia e neve in arrivo, allerta arancione nell'Alto Friuli. Ok del consiglio, via la plastica dagli uffici dell'amministrazione regionale. La petizione, firme dei medici pro migranti a 4800. A Peretto Umberto, a Tavagnacco, in classe con i tirapugni, è stato denunciato. Pordenone tutti a piede a lezione in divisa, la scuola media approva il regime di uguaglianza. La storia, beh, incredibile, la lettera viaggiava da 42 giorni per percorrere solo 1200 metri, cioè 1 km 200 metri. Pensate un po' voi, che strana cosa. Beh, questa posso dirvi la verità. L'Udinese, la pazienza è finita. Sciopero del tifo al Friuli. Vedrete che cosa succederà tra Udinese e Fiorentina. Il pubblico sarà totalmente in silenzio. Andiamo a vedere invece, come dicevo prima, l'ubriaco che si è steso in mezzo alla strada ha insultato i carabinieri e le loro mani. I militari intervengono per salvarlo, ma lui va in escandescenza e li minaccia. Pensate un po' voi. Andiamo invece a vedere le notizie della cronaca di polizia stradale. Più di ben 600 tolti dalle patenti in una settimana. Il bilancio dei controlli effettuati dagli uomini della sezione udinese. Occhi puntati su guida, in stato di ebbrezza, disinvolto dal telefono mentre si è al volante. La cronaca della bambina morta 5 giorni dopo il parto, l'appello del padre. Genitore della piccola mancata dell'estate 2013 chiede di giudizio per la figlia con video su una fanpage
che sta diventando molto popolare. Parliamo dell'economia, nuovi strumenti digitali per la competitività delle PMI nei mercati internazionali. Uno strumento nuovo, pensato appositamente per le esistenze delle imprese esportatrici, in particolare dalla PMI, facile da usare, veloce e disponibile. Cronaca, operazioni straordinarie di Interforze, più di 200 persone controllate, polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza hanno perlustrato la città. Parliamo di altre notizie, in particolare della situazione che è un po' sbalordito. Cronaca, marito e moglie lo sorpassano, lui per rettificare prima di tampone e poi rimpiedi botte, è una cosa insolita ma veramente incredibile. Andiamo a vedere il tempo regionale, un tempo che sarà all'insegna del maltempo, con l'allerta arancione nelle Prealpi e Alpi del Friuli Venezia Giulia, e allerta gialla invece nel resto della regione. Infatti, dal pomeriggio di oggi superà Sirocco, sostenuto in pianura e i suoi monti, i 1500 circa, avremo piogge più intense in quota neve intensa, come dicevo prima, si prevede delle mareggiate nella fascia lagunare per colpa del Scirocco. Se andate proprio a vedere il tempo che c'è nel resto dell'Italia, è veramente incredibile. Andiamo a vedere la situazione generale. Infatti, un intenso fronte atlantico con forti correnti siroccali interesserà la regione nelle fronte di oggi e domani. E sabato in giornata si sposterà verso la Slovenia. Però per domenica la circolazione atmosferica è poco definita. Da lunedì fluiranno correnti più secche e stabili settentrionali. Vediamo subito dopo la campanella, c'è la tromba. Ecco la tromba che fa capire che c'è l'allerta meteo. Infatti andiamo a vedere proprio il tempo per domani. Infatti il tempo di domani sarà molto molto brutto. Infatti maltempo nella notte e mattinata di domani. Precipitazioni molto intense sui monti, specie sulle Prealpi. Quota neve intorno oltre i 1800 metri, oltre i 1500 invece in Alta Carnia, oltre i 1200 metri verso il Cadore e il Comelico. Vento forte a sud in quota. Su pianure e costa piogge abbondanti o intense e sirocco anche forte sulla costa con mareggiate sulla fascia lagunare. Nel pomeriggio la tornazione delle precipitazioni a iniziare da ovest. E quota neve in calo a 800-1000 metri circa, vento in calo. E infatti le temperature sono alte, le minime e le massime di questo periodo. Per ora le minime sono 7 a 9 gradi, le massime da 11 a 13 gradi. In costa minime da 10 a 12 gradi, le massime da 13 a 15 gradi. Millimetri 4 gradi, 2 metri 0 gradi la media. Vediamo il tempo per domenica 3 febbraio. Sarà una previsione incerta, perché è probabile cielo da variabile a nuvoloso, con possibilità di qualche breve precipitazione locale, ma vedremo sicuramente che cosa succederà. Le temperature in pianura si prevedranno minime da 3 a 6 gradi, e in costa minime da 6 a 9 gradi, le massime intorno ai 10-12 gradi, i millimetri 2 gradi, 2 metri meno 4 gradi la media. Vediamo il tempo per lunedì 4 febbraio. Sarà un miglioramento. Infatti il cielo da poco nuvoloso o variabile, con borra da est e sulla costa. Le temperature in pianura si prevedranno minime da meno 2 a più 2 gradi, e in costa le minime da 3 a 6 gradi. In pianura e costa saranno intorno dai 8 a 10 gradi. I millimetri 0 gradi, 2 millimetri meno 5 gradi la media. Vediamo anche il tempo per martedì 5 febbraio. Prevalenza di bel tempo, gelate notturne in pianura. Temperature massime in pianura e costa sui 10 gradi e zero termico ai 1000 metri circa. Le temperature in pianura si prevedranno minime da meno 3 a 0 gradi, in costa minime da più 3 a 5 gradi, pianura e costa intorno ai 9-12 gradi, in 1000 metri meno 1, 2 metri meno 4 gradi la media. Come dicevo, il peggioramento si sta facendo vedere. Questa mattina sta piovendo abbondantemente nella nostra regione e sta nevicando molto pesantemente, molto intense le nevicate anche nelle montagne. L'allerta arancione della Protezione Civile
del primo cioè Giulia, e poi si prevede una allerta di valanghe intorno ai 3 e 4 di livello su 5, quindi livello 3 nella parte delle Prealpi e invece livello 4 su 5, quindi forte, sarà il rischio di valanghe nella nostra regione, nelle Alpi Carniche e del Friuli Venezia Giulia. Bene, io vi ringrazio veramente per l'ascolto della 2Giro d'Est R1 Estrema Radio. Mandi mandi e che dirvi, buon weekend e state attenti a queste allerte. Meteo, da Marco è tutto, come dicevo da Udine anche, ringrazio tutti i web ascoltatori di A2Giorno d'Est e Radio 1 Estrema Radio. Ciao ciao e a lunedì, mandi mandi!